Buongiorno a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Io mi sono appena svegliata, ecco perché ho il naso gonfio, queste occhiaie orribili. Comunque, oggi è un vlog molto particolare perché finalmente ritorno alla normalità, tra virgolette. O forse inizio una nuova vita, non so bene come descriverla. Comunque, adesso andiamo giù a colazione e vi spiego tutto quanto. Anche perché mi devo un po' sbrigare che oggi ho un po' di cose da fare. Quindi, eccoci qua, solita colazione con i miei cerealini Cheerios. E appunto vi parlo un pochino. Ieri è stato il mio ultimo giorno all'accademia, per chi non lo sapesse, se magari non mi seguite, non mi avete più visto in questo anno. A gennaio ho iniziato un'accademia di trucco cinematografico, ma in realtà abbiamo fatto praticamente un po' di tutto qua a Roma al centro ed è durata 8 mesi più o meno, quindi da gennaio, poi vabbè c'è stata una piccola pausa ad agosto e poi, scusate appoggio qua così intanto apro il latte, e poi appunto abbiamo fatto gli esami finali praticamente, uno di pratica e uno di teoria, quindi il 18 che era l'altro ieri abbiamo fatto quello di pratica, vi metto una foto da qualche parte del trucco che ho fatto, potevano uscire tre prove, trucco cinema, trucco epoca e trucco sposa etnica, è uscito trucco sposa etnica, in realtà ci ha detto proprio culetto perché tutte volevamo quello, quindi grazie Linda che hai estratto questa prova, e quindi ho fatto la sposa indiana, mi è piaciuto tantissimo tra l'altro e adesso stava anche bene, e poi ieri c'è stata la prova orale, quindi ti facevano un tot domande a testa e dovevi saper rispondere. Io ero super agitata perché io ho questo problema con le interrogazioni, con gli esami orali, con delle persone schierate davanti a me, che mi si annebbia il cervello e anche se so le cose non le dico. Però per fortuna, non so come, ieri non mi è successo. Cioè ho risposto a tutto quello che sapevo, giusto due volte, un po' tintinnato, tipo non ero molto certa, però è andato benissimo. Non mi chiedete cosa mi hanno chiesto perché non me lo ricordo, cioè ho proprio rimosso completamente gli eventi traumatici, però ecco, è andata benissimo, oltre le aspettative, perché appunto non pensavo, e quindi ufficialmente adesso lo posso dire, mi sono diplomata come makeup artist. Infatti se andate sul mio Instagram l'ho già scritto, raga, non ho aspettato neanche 0 secondi praticamente, però sono molto proud e soprattutto molto felice di aver realizzato questo piccolo sogno che avevo, no? Adesso inizia la cosa un po' difficile perché devo iniziare a cercare un lavoro, nel senso oltre YouTube, perché a me piacerebbe proprio fare questo, make-up sul campo, sfilate, servizi o il cinema, ma è già una cosa un po' più quindi vediamo. Adesso con calma mi rimetto un pochino all'opera e poi comincio anche con questo nuovo percorso, che poi logicamente ti mettono un voto per uscire e il voto è la media un po' sia di quello pratico sia di quello orale, poi insomma di tutto quello che hai fatto. Quindi sono felice di comunicarvi che sono uscita con il massimo. Unica pecca è che praticamente ormai il voto non lo scrivono più sul diploma, però vabbè, dettagli, è una soddisfazione mia. Alla fine poi se uno sa lavorare lo vede, insomma, la persona. E il video esperienza lo farò molto presto, anche insieme appunto alle mie amiche di corso, che già mi mancano, ragazze. È una cosa tristissima. Ieri infatti ero felicissima, ero tristissima, non sapevo che fare, perché dopo che passi 8 mesi quasi tutti i giorni insieme, è come se andassimo praticamente a scuola, no? Poi ti mancano. Non lo so, sono un po' così ancora. E quindi il video esperienza lo farò sicuramente con loro, non con tutte perché sennò non affittiamo più, però vediamo, facciamo una piccola scrematura. Comunque questo per dirvi che appunto adesso sono ufficialmente libera. Vi riprendo in mano. Adesso quindi faccio colazione e poi vi spiego tutto il resto delle cose che devo fare oggi, perché appunto mi sono liberata, ma io ho già preso tutti gli impegni, sia per oggi sia per venerdì, quindi probabile che faccio un vlog oggi e un vlog venerdì. Allora, adesso che ho fatto colazione inizio a prepararmi, perché io in teoria tra mezz'ora devo uscire, perché sono le 10:10 quasi. Per le 10:30 devo uscire, per le 10:40 devo stare almeno sulla metro verso le 11:30. Ho appuntamento dal dentista, dal dottor Puzzilli, perché ho finito tutte le mascherine dell'Invisalign. Solo che io ho questo dente, come vi avevo spiegato, proprio spezzato. Quindi dobbiamo vedere se c'è qualcosa che possiamo fare, perché io volevo evitare di mettere la faccetta, perché non so se è una cosa reversibile, io la devo chiedere. Però ho paura appunto di quello, perché a 20 anni già con la faccetta, non lo so, non mi piace avere roba finta in bocca. Quindi non lo so, vediamo se c'è un'alternativa.
alternativa, se no si procederà così. Perché una volta che ho fatto tutto questo lavoro, insomma, lo voglio finire bene. Quindi, appunto, prima devo andare dal dentista, che sta a Ostia. Tra l'altro, lo trovate anche su Instagram, super social. E poi alle 3, mi pare. Quindi, non so se prima torno a casa o vado diretta. Quello poi lo vedrò. Alle 3 ho appuntamento alle unghiette. Quindi vado a rifare finalmente il gel della mia Giulietta. Sono super 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 happy perché onestamente non ce la facevo più a vederle così chiare, naturali. Anche se ripeto, si sono rinforzate tanto, vedete. Poi le ho lasciate anche lunghe così questo periodo e non si sono spezzate. Però il richiamo è richiamo, quindi devo andare. Prima però mi devo mettere un attimo qua al computer perché ho messo a caricare un video che probabilmente vedrete presto su una cosa delle sopracciglia non figa di più. Quindi devo finire di caricare tutte le cosettine, l'info box, eccetera, eccetera. E poi ci rivediamo. Quindi penso direttamente alla metro. Il mio outfit non ve lo faccio vedere perché tanto ormai non so più come vestirmi. E tra l'altro ho piovuto tutta la notte, quindi non so proprio come vestirmi. Allora, sta piovendo. Sono arrivata in metro. La metro è appena passata in questo momento. Fantastico. E sono anche un pochino in ritardo perché ci ho messo un po' più del previsto per caricare e fare tutte le ultime cose per questo video. Comunque, vabbè, ce la faremo in qualche modo. Nonostante piova, fa un caldo. Adesso cercherò di arrivare il più presto possibile. Tanto sulla metro mi leggo Game of Thrones. Mi sono portata al Kindle. Sto uscendo adesso dal dentista e mi ha detto che dobbiamo aggiungere altre mascherine perché le ultime non hanno fatto l'effetto sperato. Quindi, prossima volta torno. Questa la devo portare un altro po'. E mi devono rifare l'impronta e prendere altre mascherine. Logicamente, non altre 15, però una cosa fattibile. Poi alla fine invece dobbiamo ricontrollare tutto il resto, quindi il dentino scheggiato e quello che si può fare. Adesso torno alla metro che ho fatto prestissimo, quindi faccio in tempo anche a tornare a casa, mangiare a casa e poi andare. Sono tornata in macchinina, ma volevo farvi vedere che ieri, appunto, dopo gli esami, alla fine, i miei genitori mi hanno fatto questo regalino. Io ho due bracciali Pandora, questo è il secondo. E mi hanno fatto questo charm tutto tema trucco. Rossetto bacio, quindi niente, volevo farvelo vedere perché è molto 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 carino. E adesso torno a casa, davvero ho fatto velocissima. Preparo il pranzo sia per me sia per i miei. Sicuramente mi vedo qualche puntata di Game of Thrones perché sono arrivata alla quarta stagione, credo. Sono 2 giorni che non lo guardo, quindi devo un attimo recuperare il mio lato nerd. E poi voglio far vedere anche a casa dei prodottini che mi sono arrivati. Allora, ieri stavo già svasata, immaginate. In più mi è arrivato questo pacco, questo PR box, che è penso il migliore mai ricevuto ed è la prima volta che lo ricevo da questo brand, quindi sono stata super emozionata, ve lo devo far vedere perché merita. E ieri mi sono arrivate anche delle cosine da AliExpress, tra cui questa cover che vi ho fatto vedere su Instagram, vi è piaciuta da morire. E infatti è super cute di Sailor Moon in silicone. Niente, ci dobbiamo farvela vedere. Eccoci qua, momento pranzo. Io mi sto facendo un'insalata come sempre con l'uovo salato dentro, mentre qui sto facendo la pasta integrale alla carbonara o almeno una rivisitazione perché in teoria non si fa con la pancetta berretta. Però vabbè, ho questo, le uova, quindi interpretiamola così per non farla sempre al pesto perché sennò questo cade. Quindi appunto adesso io mi finisco l'insalatina, mi taglio i pomodorini, cetriolo e poi me lo vado a mangiare davanti alla TV. La mia insalatina è pronta, alla fine ci ho messo anche il mais e qui è pronta anche la carbonara. Lo so che da Romana Doc non si fa così, ma è stata improvvisata e mi è venuta abbastanza bene, vedete com'è bella cremosina. Logicamente ho fatto saltare prima la pancettina in padella con un po' di pepe e poi ho messo le uova sulla pasta appena scolata, così si cuoce un pochino e viene questa cremettina. Gnammi. Allora, mi metto qui e vi faccio questo breve, spero, unboxing. Allora, il primo è un pacchettino di Nabla e so già che contiene la nuova collezione, quella con tutti gli ombrettini matte, la Liberty Palette. Quindi andiamo ad aprirla così ve la faccio vedere. Mentre il pacco su cui siete poggiati è quello di Mulac, delle novità per i capelli. Nabla cura sempre questi pacchetti, veline, sticker. Sono troppo troppo bravi. Quindi qua abbiamo le cialdine, la palettina che le contiene da 12 se non sbaglio e poi avevo chiesto se mi potessero mandare un altro correttore perché l'ho finito. Questo qui è uno dei miei preferiti, il Close Up Concealer colore
Ivory. Quindi me l'hanno mandato, che bello. Apriamo la palettina. Rosa confettino con tutte queste piume dorate. Adoro queste palette perché sono super resistenti e alla fine hanno un prezzo abbastanza irrisorio. E qui abbiamo una pochettina, che carina. Anche la chiusura con una mini zip. Le 12 cialdine che vanno all'interno. Da quello che ho capito, che ho visto un po' in giro, sono tutti colori matte. Appena torno a casa, perché sennò faccio tardi, non riesco ad arrivare da Giulietta per le unghie. Metto a posto. E ora apriamo il pacco di Mulac. Vi ho appoggiato di qua, così apriamo quest'altro qui. Un pacchettino. Due, tre pacchettini. E poi ci sono due campioncini. Sono belle piene. Uno è lo shampoo e uno è la maschera. Quindi abbiamo il primo, che infatti è il Dry Berry Tan. Figata! Oh mio Dio, il profumo è buonissimo. Qui invece abbiamo lo shampoo nutriente intensivo, il Clean Berry Tan. Oh, che carino. L'odore è identico, spiaccicato all'olio, che tra l'altro ho finito, ma dettagli. E qui dentro abbiamo la maschera. Questa è la Cream Berry, maschera nutritiva intensa. Ho visto il pack di questa e mi sono innamorata perché è troppo carina. Cioè, guardate qua. Ho visto il video presentazione di Cindy. Madonna, senti che bomba! Dicevo, appunto, lei dice di mischiare questa addirittura anche all'olio e fare una sorta di impacco. Quindi ci proverò a prendere i campioncini dell'olio, visto che la bocciona l'ho finita. Ci provo. Quindi vi farò sapere queste cosine poi come mi trovo. Detto ciò, adesso finisco di vedere la puntata e poi corro a fare le unghie. Rieccoci qua. Dopo. Sono anche quanti mesi sono passati? 5, almeno 5-6. Vabbè, non risponde, ma c'è. Almeno di ciao, se no sembra che parla Ciao da sé. ragazze. Ciao ragazzi. Facciamo le unghiette. Eccole qua. Questo è il primo. E adesso vi faccio vedere il dopo. Sono uscita ora e appena arrivo in macchina adesso ve le faccio vedere meglio. Però sappiate che sono nere. Praticamente vi avevo chiesto su Instagram se fare il baby boomer oppure monocolore di un colore che avrei deciso. Solo che baby boomer non potevo farlo perché essendo la prima ricostruzione poi veniva mezzo strano. Quindi abbiamo detto vabbè, facciamo la prossima volta nel caso. E quindi ho optato per il mio classico nero che comunque mi mancava perché ho portato per tutti e cinque questi mesi, 5-6 mesi, le unghie chiare, quindi ci stava. E logicamente l'ho fatta a mandorla con qualche glitterino. Spero si veda qualcosa. Sono molto 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 cute. E io sono molto molto felice. Solo che logicamente, essendo che io sono un po' pignola, soprattutto sulle unghie, quindi ogni volta ci mettiamo tantissimo. Ma mia colpa, nel senso, io rompo parecchio le pelotas. Quindi è arrivata alle 3, uscita adesso. Tra l'altro adesso devo fare come stamattina, quindi ritorno a casa, sto un po' a casa e poi riesco, perché stasera volevo andarmi a prendere il sushi. O non so se comunque andiamo al sushi, magari a mia madre gli è venuta l'idea, quindi sento prima loro. Comunque nel caso non andiamo al sushi, io sicuramente me lo prendo perché è tantissimo che non lo mangio e ne ho proprio voglia, cioè sento proprio il richiamo. Qui abbiamo il cagnolino. Sì. Vi faccio vedere bene le unghiette. Questo e questo sono i due pacchi che vi dicevo stamattina che sono rimasto tipo shock. E sono appunto le Pierre Box di Anastasia, la prima volta che le ricevo e sono bellissime. Ma questa, raga, questa è la nuova palette Sultry e ha questo pack che è una roba da, cioè, assurda. Ed ha le famosissime rose, quelle trattate con il siero dell'eterna giovinezza, praticamente, quelle che non si appassiscono mai. Sono bellissime. E quindi appunto qua abbiamo la palette e ha questa confezione con tutti i glitter, bellissima, non vedo l'ora di farvela vedere meglio. Invece dentro questa piramide abbiamo sempre delle novità. Qui da questa parte ci sono i liquid lipstick e qui abbiamo i gloss, mentre qui ci sono i nuovi glitter. Io mi sono totalmente innamorata di questi. Adesso non so quando usciranno in Italia, eccetera, eccetera, ma sono una roba pazzesca. Questi si chiamano Mystic Teal e appunto poi ci sono tutti questi altri e sono uno più bello dell'altro. Non vedo l'ora di provarli proprio sull'occhio e pensare che da adesso in poi mi potrà arrivare una box di un prodotto nuovo di Anastasia da un momento all'altro. Sono molto emozionata, vero Gwen?
E adesso mi monto anche questa palettina qua di Nabla. Ho swatchato alcuni colori della palette, devo dire che mi piace tantissimo. Come vedete i colori sono super pieni. E ho swatchato questo nero, il malva che è il secondo, che in realtà vedete butta fuori un sacco di rosso swatchato. Poi ho swatchato il grigio, che in realtà è un marrone super freddo. E poi questo violetto, che come vedete è leggermente più scuro swatchato, e poi questo qua chiaro che è Coconut Milk, questo qui che secondo me è perfetto per sfumare gli ombretti, questo colore. Good job Nabla, very good job. Allora, prima che vado a prendere il sushi, perché sì, alla fine lo vado a prendere io, vi faccio vedere anche, visto che oggi abbiamo fatto un po' così, sono stata poco a casa, ma almeno vi ho fatto vedere un botto di prodotti. E appunto ci tengo a farvi vedere uno dei prodotti che mi ha inviato Octoly, che io ho subito messo nel mio kit, perché mi fa impazzire. Forse è uno dei primi mascara di MAC che proprio trovo extra valido. Questo qua si chiama Up for Everything Lash. Ha questo pack, vedete, tutto un po' colorato. E la cosa bella è lo scovolino, che è fatto, come lo chiamo io, ad alberello di Natale. La parte sopra è più piccola e poi si allarga, e quindi riesce a prendere bene le ciliette. La formulazione è bella nera e soprattutto dura tantissimo. Non è waterproof, però dura tanto. Anche da struccare è proprio difficile. E l'effetto sulle ciglia è da panico. Poi ne ho prese altre su Octoly e spero mi arrivino presto, perché sono fantastiche. Adesso appunto chiamo, faccio l'ordine dal Giappo e poi me lo vado a prendere, perché purtroppo qua non lo consegnano. Ci credete che io ero sul divano a vedermi Pechino Express e mi sono ricordata in questo preciso momento che stavo vloggando e non abbiamo ripreso la chair dopo e tutto il resto. Comunque, fatto sta che il sushi l'ho preso, me lo so pure mangiato, e appunto stavamo vedendo Pechino Express, anzi stiamo vedendo Pechino Express. Poi adesso appunto sono salita a vloggare e mi sono appena accorta che il gioco che l'altro giorno vi ho raccontato mi era cascato sul braccio nello scorso vlog è riuscito fuori ed è sopra il soffitto. Adesso ve lo faccio vedere, quel bastardo. Raga, fa schifo. Ma schifo che non lo so. Mia madre mi ha detto di non ucciderlo, perché i giochi non si uccidono in casa. Non ho capito perché, porta male. Non ho idea. Quindi io direi che per oggi questo vlog finisce qua. Mi sa che ci vediamo direttamente domani, perché appunto vado a fare i tattoo. In realtà l'idea è quella di farne appunto due piccoli sulle dita, però non lo so, magari se esce fuori qualcos'altro. E in ogni caso, appunto, domani vlog, quindi adesso libero la memoria sul computer, metto a caricare questa, così è tutto pronto. Spero questo vlog vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, a me tantissimo. Oggi mi sono fermata un attimo e spero appunto vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.